Lasciamo subito la parola al Vescovo Domenico che ci accoglie nella sua terra, una terra preziosa per gli oratori, preziosa per la fede, preziosa per le bellezze. Un altro applauso di benvenuto al Vescovo Domenico. Buonasera a tutti. Allora, quante regioni sono presenti? Sicilia? Vero. Vero? Calabria? Ma è vero? Lucania? Amaro Lucano? Neppure. Campania? Lazio? Sono finite le regioni? Toscana? È vero? Emilia? Romagna? Lombardia? È vero? Piemonte? Veneto? E poi che c'è di là? Che c'è più? Dall'Alto Adige viene qualcuno? Ecco. Vero? Welcome. Eccellenza, eccellenza, Umbria. Proviamo Umbria. Calma. Abbiamo detto Emilia, Umbria. E dove sta in replay? Dove sta? Stanno dormendo, poverini. Ciao, belli. Allora, Abruzzi, Molise. Sono finite le è vero? Toscana? Bravi. Abbiamo finito, è vero? Ah, c'è anche la Puglia, vero? C'è anche la Puglia. Bene, mi pare che abbiamo finito più o meno. Ho dimenticato qualcuno? Chi è? Valle d'Aosta? Bravissimi. Comunque, Marche? Abbiamo finito forse. Friuli? Davvero? Ma davvero dal Friuli? Eccola! Aio! La Sardegna? Bravissimi. Di dove venite? Orgosolo? Alba? Serral? Sì. Va bene, ragazzi. Sono felice di salutarvi. Non siete tutti, ma sicuramente rappresentate tutti, è vero? E facciamo un applauso ai nostri assistenti spirituali, ai nostri preti. Bravi! Bravissimi! Ci sono anche delle nostre sorelle, nostre suore. Brave. Beh, facciamo un applauso al padrone di questa terra, al pastore di questa chiesa, che è Don Angelo. Angelo. Bene.
Carissimi, forse da quel microfono è meglio, no? Da quel microfono? Mi sentite? Vediamo un po' da questo qui. No. Funziona? Allora, ragazzi, questo è il terzo happening che vedete e che celebrate, è vero? Il terzo. Il primo si è celebrato Brescia, secondo Assisi e il terzo qui a Molfetta. Qui ci troviamo in questa chiesa intitolata alla Madonna della Pace ed è stata voluta fortemente dal servo di Dio, quel grande uomo che era Monsignor Tonino. L'avete conosciuto voi? Ecco, avete qualche libro? Avete qualche audio? Sicuramente è felice anche lui da lassù. E noi gli diciamo grazie, perché questo cantiere, i cantieri di questa chiesa, ha trovato mille difficoltà per essere avviato. Io ricordo che ha dovuto lottare molto, intitolata alla Madonna della Pace, questa chiesa, ma sicuramente ha trovato mille difficoltà e tutte superate perché noi oggi siamo qui. Amici cari, io vi dico grazie perché avete affrontato mille sacrifici, mille difficoltà per raggiungere la nostra bellissima regione Puglia e soprattutto questa splendida città di Molfetta che vi ospita. Molti forse sono qui per la prima volta. Ma avete visto che bel mare che abbiamo? L'ha detto qualcun altro. Chi l'ha detto? Non ho mai visto un mare così bello. L'ha detto Papa Francesco poco più di un anno fa, mentre atterrava in elicottero a qualche centinaia di metri di qua. Il Papa è venuto per il 25esimo della morte di Monsignor Tonino Bello, il quale ancora vive oggi per e tra i giovani. Egli ha speso la sua vita a favore dei giovani, direi. E chi è giovane non diventa mai vecchio, non diventa mai inutile, non diventa mai un peso. E soprattutto voi rappresentate quella scuola così geniale, così originale, che è l'oratorio. Voi sapete, i capi storici, salutiamo Don Michele Falabretti. Vieni qua. Don Michele, vieni. Eccoci, fatemelo salutare perché non lo vedo da Roma, l'ho visto in Polonia. Ciao, l'ho visto. Ciao bella, mamma mia. E tu? Bene, grazie. Eccoci qua. Allora, cari ragazzi, io vi dico solo alcune due piccole cose che io ho trovato. Dove? Alla scuola di un grande fondatore dell'oratorio che era Don Bosco. L'avete conosciuto voi Don Bosco? Lui con Filippo Neri, il Murialdo e tanti tantissimi altri noti e non
hanno dato vita a questa scuola di vita, di formazione, di incontri, di scontri, ma sicuramente una bella scuola esistenziale che è l'oratorio. Nessuno deve sentirsi un mantenuto, nessuno deve sentirsi inutile, ma tutti siamo protagonisti laddove c'è un gruppo di ragazzi che hanno tanta voglia di vivere e voi ne siete espressione. Bravi, bravi ragazzi. Vivere non è vivacchiare, non è trascinare la vita, ma dare un senso. Vivere per un ideale, per uno scopo. Vivere è una scommessa. Vivere vuol dire trovare sempre un motivo in più per andare avanti, più che per tornare indietro. Questa mattina sono venute due mamme separatamente in episcopio e sono venute una e poi l'altra a parlarmi dei loro figli. Io ho detto: guarda, avere un figlio, avere una figlia non è una sventura, è comunque sempre, perché tutte e due, pensate, tutte e due, senza che lo sapessero, hanno ognuna, la prima una figlia, la seconda un bambino con qualche problema. E la prima aveva questa figlia unica. Ha detto: ma perché, perché, perché? E io non ho saputo dare un perché, non ho saputo dare una risposta. Però ho detto soltanto: ti auguro di non essere mai sola. Cerca di aggrapparti a qualcuno, a qualche gruppo. Cercate di aprire la vostra famiglia a qualcun altro. Ha detto: lo farò. Perché questa sofferenza, mi ha detto, noi volevamo tenerla solo per noi, nella nostra famiglia. E l'altra, parlando del loro bambino, mi diceva più o meno la stessa cosa. Amici cari, io ho avuto la fortuna di essere parroco due volte. Per una ventina d'anni sono stato in parrocchia. Poi sono stato 12 anni padre spirituale qui al seminario regionale dove voi alloggiate. E poi sono tornato di nuovo in parrocchia per 2 anni. E poi è cambiata la vita, cambiando mestiere. E vi garantisco che ho tanta nostalgia della parrocchia, ma proprio tanta. Collaborate con i vostri animatori, collaborate con i vostri preti. Siate assillanti, esigenti con loro. Prendeteli come modelli di vita, come maestri di vita. Lasciatevi consigliare da loro. Lasciatevi guidare, ma anche voi siate il braccio destro di questi preti. Siate non gli esecutori soltanto di ciò che loro pensano, ma intelligenti collaboratori. Io voglio concludere riportando qualche pensiero proprio di quel grande maestro che era Don Bosco. E gli dicevo: volete una vita riuscita? Ricordatevi queste tre parole: allegria, studio, e poi diceva preghiera. Allegria, studio,
e pietà. Egli si riferiva molto alla spiritualità di un grande santo, Francesco di Sales, donde salesiani. Capite? Don Bosco ha fondato i salesiani dal cognome di un altro santo, il quale inizialmente era un po' sostenuto, si manteneva un po' troppo sulle sue e diceva: allegria, allegria, malinconia fuori da casa mia. Esortava i suoi ragazzi a fare bene il bene. E infine, carissimi amici, cari ragazzi, vivete e soprattutto insegnate ai vostri giovani, ai vostri bambini, che se è vero che noi siamo nati per vincere, a volte bisogna saper essere perdenti. Siamo stati creati per essere vincenti, ma a volte bisogna saper essere perdenti. E infine, prendendo in prestito una bella espressione di San Paolo, dico a me e a voi: impariamo non tanto ad essere primi, ma impariamo ad essere secondi, vale a dire a riconoscere qualcuno più bravo di me, qualcuno che mi deve precedere, qualcuno che forse sta lì e aspetta me per avanzare nella sua vita, perché qualcuno si accorga dei suoi talenti, delle sue capacità, della sua grande voglia di vivere. Io vi auguro un mondo di bene, ragazzi, e vivete in modo da essere rimpianti dovunque andiate, qualunque cosa farete, che possiate essere rimpianti piuttosto che dimenticati. Vivere così vi darà sicuramente una grande voglia di vivere fino all'ultimo giorno della vostra esistenza. Auguri e auguri. Grazie. Grazie. Grazie, eccellenza. Ci vediamo domani sera in piazza per la grande festa, se è libero. Siamo sempre onorati della sua presenza. Grazie. E visto che è stato citato, salutiamo sempre i padroni di casa. E quindi un applauso al parroco Don Angelo e un saluto anche da parte sua. Grazie a tutti, benvenuti. Io sono veramente commosso di vedere tanti ragazzi, tanti giovani in questa chiesa, che è una piccola chiesa di periferia, una piccola parrocchia di periferia. La chiesa è grande e le strutture sono tante, ma la parrocchia è piccolina ed è periferica. Come diceva il vescovo, è stata voluta da Don Tonino Bello, che non l'ha vista realizzata così come adesso, ma ne ha visto soltanto gli scavi per le fondamenta. Io vi saluto e vi lascio brevemente soltanto un testo che forse vi aiuterà in questi giorni magari anche a riflettere, anche a pensare, oltre a tutto quello che vi sarà detto e che farete nei laboratori, eccetera. Vi lascio così con questo frammento della sua presenza che, come diceva il vescovo, si sente in questa chiesa e in questa diocesi, in questa terra di Molfetta. Il testo si chiama, è stato scritto per questa parrocchia, perché Don Tonino ha scritto un sacco di testi e sono stati raccolti in questo volumetto che si intitola Provocazione fatta pietra, perché lui diceva che questa chiesa ha un titolo impegnativo, non è semplicemente la chiesa della Madonna della Speranza, della Madonna della Rosa, della Madonna di tanti titoli che noi conosciamo, ma Madonna della Pace, diceva lui, è un titolo veramente impegnativo e quindi è una provocazione intitolare una chiesa alla Madonna della Pace, che però è diventata pietra, è diventata un edificio, sta diventando un edificio. Ripeto, non l'aveva vista completa, però ne aveva visto le fondamenta.
e scrive questo testo, tra gli altri, che si intitola Il sole di Bartolomeo. Voi siete arrivati in Puglia, avete portato il sole, ieri pioveva e adesso è tornato il sole e il caldo. Il testo dice così: una mattina sono entrato nella casa di un cieco di nome Bartolomeo. I familiari l'avevano messo a sedere vicino alla finestra quando all'improvviso, felice per tante attenzioni, ha esclamato: oggi c'è il sole, non lo vedo ma lo sento. Quella frase, registrata nell'archivio delle mie memorie più belle, ve la ripropongo quale stimolo simbolico per la vostra vita di ogni giorno. Il Signore, come il sole di Bartolomeo, è difficile vederlo, ma non è impossibile sentirlo. Io vi auguro che ne avvertiate la presenza, oltre che nella riscoperta di un rapporto più personale con Lui, anche nel calore di una solidarietà nuova, nel fremito di speranze audaci, nel rischio di scelte coraggiose coltivate insieme. Ma soprattutto vi auguro che dalla vostra comunità si sprigioni un tale sapore di Vangelo che ogni cieco di passaggio, poco importa se reso tale dalle sventure o dal disinganno o dal peccato, sedotto dal titolo della vostra parrocchia che lega il nome della pace a quello di Maria, fermandosi sui vostri limitari, possa dire: il Signore io non lo vedo, ma qui in mezzo a voi lo sento. Auguri. Grazie. Grazie. Grazie di questo augurio che ci teniamo molto caro. E avete visto, perché l'avete visto tutti, anche se è passato in sordina, perché spiccava, svettava, il nostro direttore nazionale, Don Michele Falabretti, che non vogliamo sapere da dove vieni, Michele, perché abbiamo saputo che ha girato l'Italia continuamente questi giorni. Ma un primo saluto, ecco, anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, Don Michele Falabretti, grazie, a lui siamo qua. Non serve il palco, come vedete. No, io posso star qui. Ben arrivati, grazie a tantissime persone, a tutti voi e a tutti quelli che hanno lavorato. Mi fermo fino a venerdì, quindi ci vedremo, ci incroceremo. Qualcuno l'ho salutato davvero di corsa, ma in questi giorni passeremo del tempo insieme e di solito questo aiuta a legarsi, a conoscersi e a stringere le amicizie, a renderle sempre più forti. Mi permetto di dirvi solo questa cosa e di dirla soprattutto a voi ragazzi. Questo è un tempo particolare. C'è stato il sinodo e il sinodo si è occupato di giovani. Abbiamo chiuso i lavori del sinodo in primavera facendo un convegno con i responsabili diocesani e delle associazioni, dei movimenti, della vita consacrata a Palermo. Quelli sono momenti bellissimi, forti, sono sempre momenti che vedono voi da un'altra parte, perché siete a scuola, siete impegnati in altre cose e di per sé quelle iniziative non sono direttamente rivolte a voi. Questi giorni invece sono giorni in cui voi venite qui e rappresentate un sacco di cose, direi anche un sacco di speranze. Rappresentate i ragazzi e i giovani di tutta l'Italia. Io sono contento di vedere tante facce che vanno da nord a sud, perché soltanto incontrandosi si riesce a legare territori e situazioni molto diverse tra loro. Voi rappresentate gli educatori di oratorio e quindi il mondo dell'oratorio. Non è un tempo facile, ragazzi, lo sappiamo tutti. E tra le tante altre cose, ce ne sono tante, una oggi risulta essere davvero un po' difficile, un po' in crisi: il fare comunità. Ci sono tante ragioni per cui l'oratorio è nato, serve, è importante, è bello. Ma io scelgo in questo tempo, se mi permettete anche in questo giorno, forse prima di sera l'Italia avrà un governo,
se io scelgo una ragione per cui voglio sottolineare la bellezza e l'importanza dell'oratorio, oggi dico questa: il fare comunità. E fare comunità in questo tempo è faticoso perché ognuno vuole andare per la sua strada, perché il riferimento è sempre quello che penso e sento io. L'oratorio è lo sforzo di andare avanti insieme, di incontrarsi. L'oratorio non è di tutti, ma l'oratorio è per tutti. Quindi anche se non ci saranno tutte le persone che vorreste, anche se nei nostri oratori non ci saranno tutte le persone che abitano quel territorio, noi non vogliamo mai dimenticare che facciamo oratorio per tutta la comunità. Perché l'oratorio sia anima, perché l'oratorio sia un segno, perché l'oratorio scaldi il cuore di tutti e permetta a tutti di sentire che l'essere vicini gli uni agli altri, costruire una vita fraterna, è qualche cosa che ha un valore molto più grande del pensare solo a se stessi. Vorrei lasciarvi solo questo segno. Questa è la ragione per cui ci siamo trovati. Sarebbe bello tutti gli sforzi che tante persone hanno fatto, che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a pensare questo momento, vorrebbero lasciarvi nel cuore un'esperienza che vi dia forza, coraggio, speranza, creatività nell'andare a casa. Allora grazie davvero perché siamo qui. Grazie davvero per tutto quello che riusciremo a scambiarci in questi giorni e davvero buon cammino e buona esperienza. Grazie Michele. E Don Michele poi in questo tempo ci lascerà anche delle linee guida, no? Che potremo acquistare a sprezzo scontato, non lo so, però lo potremo acquistare poi lì al seminario, proprio per iniziare anche insieme a lavorare nelle nostre comunità con le linee che la Chiesa italiana ci sta regalando. Allora, tra qualche istante inizieremo un po' questo talk show interattivo. Significa che avremo dei personaggi qui che ascolteremo, che interrogheremo direttamente noi. E allora vorremmo fare una prova. Questo è il microfono guida. Quindi, quando il microfono sarà verso di voi, voi dovete semplicemente leggere la domanda che c'è qui. Facciamo domanda, cioè nome, cognome, cioè cose semplici. Però dobbiamo fare una prova. Vediamo la prima. Dovete ripeterlo fortissimo, Pronti? Quando vi punto il microfono, Uno, due, tre. È andata via la domanda, rifacciamo. No, rispondono sicuro, Tu non devi dire uno, due, tre, devi semplicemente, Giuseppe, solo... Ok. Pronti? Ecco, il nulla. La curva nord un pochino meglio, sud. Sì, di qua, si stanno riprendendo, un attimo. Ok, ci riproviamo l'ultima volta, dall'inizio. Dall'inizio? Vito, ti stiamo facendo impazzire. Forte. Uno. Due. Vado avanti? Avanti, sì. Facciamo la seconda. Bravissimi. Ecco, ognuno ha risposto liberamente. Ecco, questa era la più complessa. Era la più complessa. Perché la ripetiamo. Solo questa? Fatevi un autoapplauso, bravi. Bravi. Allora noi ci mettiamo seduti qua e lasciamo un microfono e verrà su un personaggio per volta e faremo queste domande. Pronti, eh?
non facciamoci trovare impreparati. Qua? Sì, sì, va benissimo. Tanto le urla si sentono ovunque. Pronti? Ci siamo, eh? Uno, due, tre. Don Alessio. Dalla diocesi di Milano. E qui è più complesso, qui è più complesso, dipende dal giorno e dall'ora. Allora, innanzitutto faccio il prete, questa è la cosa principale. Sono l'assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. Ora. Allora, non è facile per me riassumere in poche parole quello che vorrei lasciarvi al termine di questa frase. Però ci tengo a dirlo perché arrivo anche da una famiglia di grandi sportivi. Per me, l'oratorio è anche lo sport, ma non semplicemente in casa, nelle proprie mura, ma fuori. Io ho avuto un fratello che ha giocato in Serie A in nazionale e ripete sempre che l'oratorio se lo porta nel cuore, sul campo. Noi invece pensiamo spesso che lo sport serva all'oratorio per tirar lì gente. Tant'è che una volta si diceva: se non vieni a messa non ti faccio giocare a pallone. Come se la nostra missionarietà, l'andare fuori, sia semplicemente per tirar dentro, per portare dentro. E questo l'ho sperimentato sulla mia pelle, perché ricordo che una volta, parlando con una mamma, il ragazzino non veniva mai a catechismo, doveva fare la cresima, andava sempre a giocare a pallone fuori. Gli ho detto: guardi signora, se suo figlio va avanti così la cresima non la fa, non viene mai a messa, non viene mai a catechismo. Risposta della madre: faccia come crede, al massimo gliela faccio fare in comune. E io gli ho detto: guardi, vada, perché cioè tutto deve ruotare attorno lì. Gli ho detto: guardi, vada là dall'assessore ai sacramenti, che gliela fa senz'altro la cresima, no? Noi viviamo in un tempo dove tutte queste cose che noi diamo per scontato non si vivono più, non si vivono più, e tanti passaggi anche in oratorio sono destinati poi a scomparire. Ma la domanda è: l'oratorio serve solo per sacramentalizzare i ragazzi? L'oratorio serve solo per dare la comunione, la cresima? Certo che serve anche quello, ma se si esaurisce lì? E allora perché lo sport può diventare un'occasione forte per questo? Io credo che vale quello che diceva prima Don Michele, perché pochissimi ambienti come quelli dello sport, raccolgono così tante persone, così tanti ragazzi e per tanto tempo, e qualche volta superano di gran lunga anche il numero di tanti nostri gruppi all'interno dell'oratorio. E quelli lasciamo andare così? O dobbiamo per forza obbligarli a venire qua? No, bisogna andare ad incontrarli sapendo che vanno a fare sport, e lo sport ha le sue regole, le sue dinamiche, cioè anche quello dello stare insieme. Lo sport è una grande vittoria, soprattutto lo sport di squadra, è una grande vittoria sull'egoismo di oggi, sul narcisismo di oggi, perché per fare sport e in una squadra
devi volere le stesse cose di tutti. E questo non è scontato. Tutti vogliono la vittoria, ma dobbiamo remare tutti verso lo stesso posto. Nello sport non puoi vivere di cellulare. Non puoi vivere di cellulare. Ah, sai, Don, ho più di 2.000 amici su Facebook. Vabbè, prova a digitare che hai bisogno 50 euro a vedere quanti che te lo danno. Appena lo digiti comincerai a vedere. Luca ha abbandonato il gruppo, Marco ha abbandonato il gruppo. E nello sport non puoi abbandonare. E vorrei lasciarvi due cose importanti che secondo me lo sport è capace di trasmettere se vai a farlo bene. Certo, con persone mi piacerebbe, ma domani anche nei laboratori, uno dei laboratori sarà proprio sullo sport e quindi ci sarà questa opportunità anche di ragionare insieme. Però uno lo prendo dall'esperienza che ho vissuto con mio fratello nel 1994. Demetrio Albertini viene convocato in nazionale per i mondiali in America e io gli dico, ero a casa perché facevo l'oratorio estivo, anch'io ho fatto 20 anni in parrocchia, come mi manca, eccellenza. Non glielo dico al mio vescovo, sennò mi ritira e mi manda là subito. Però gli dico, prima di partire, l'ultima sera prima che lui partisse verso gli Stati Uniti, Demi, se vai in finale vengo a vederti. Nessuno pensava che quell'anno noi riuscissimo a guantare la finale. Oh, l'Italia va in finale ai mondiali nel 94. E allora io sono stato costretto a sue spese andare a vedere la finale in America, Italia-Brasile. Una partita noiosissima. 0-0, si giocava a mezzogiorno, un caldo, cioè a confronto adesso siamo dentro in un Pinguino De Longhi, al confronto di Pasadena a mezzogiorno quel 17 luglio 94. Si va ai rigori. Il primo calcio di rigore per l'Italia lo tira Franco Baresi, leader indiscusso di quella nazionale. Va a calciare e lo sbaglia. Roba da tagliarti le gambe. Secondo per il Brasile va Márcio Santos, calcia e il nostro portiere che era Pagliuca la para e la palla va lontana, lontanissima, quindi parità. A quel punto vedo mio fratello col numero 11 che parte dal metà campo, va a prendere il pallone, lo mette giù, calcia e fa gol spiazzando il portiere. Poi noi quella finale l'abbiamo persa, però tornando a casa, eravamo sull'aereo insieme, gli ho chiesto, Demi, che cosa hai provato in quei secondi interminabili quando sei andato a calciare il rigore? E lui mi ha detto, quando ho alzato la testa ho visto la porta che si restringeva e il portiere che diventava sempre più grande. Però ricordati Ale, in uno sport di squadra come il calcio, quando vai a tirare un rigore, ti carichi la squadra sulle spalle, ti assumi la responsabilità per tutti gli altri. Questo è un grande insegnamento dello sport. Oggi, dove ognuno pensa a se stesso, assumersi una responsabilità a favore degli altri è qualcosa di importante. Non continuiamo a lamentarci di quello che non fanno gli altri, domandiamoci che cosa facciamo noi. E questo lo sport te lo insegna. E il secondo, vabbè. Non era obbligatorio, ma un po' di autostima va sempre bene, ecco. Se vi viene spontaneo così di fare l'applauso, provate, bravissima. Se viene così spontaneo a me l'autostima va alle stelle. E un secondo, sarebbero tanti, però questo secondo me mette bene a fuoco che cosa vuol dire andare a fare sport anche fuori dall'oratorio, ma come oratorio, cioè con l'animo, con questo cuore che ti porti dentro, con questa attenzione,
perché sia in oratorio che fuori si gioca per vincere, né? Anche in oratorio si gioca per vincere. Non c'è nessuno che gioca per perdere, a parte l'Atalanta, che è la squadra di Don Michele. Gli altri giocano per vincere. Allora, devi stare zitto, cioè, ma perché devi far così? Ce la metti sempre sul personale, non sai. L'ha detto anche il Vescovo, che bisogna imparare a arrivare secondi e perdere. Va bene. Allora, dopo non sta attento, glielo dica quando va giù alla conferenza episcopale, che Don Michele le guarda solo da un punto di vista, è quello sbagliato. Cioè, lui lo diceva anche, Don Tonino Bello, diceva sempre che bisogna avere lo sguardo dei poveri. Capito? Va bene. Allora, questo è un grande insegnamento per chi va fuori. Io per 20 anni, come vi dicevo prima, ho fatto il prete in 2 oratori della diocesi di Milano. E c'era in uno di questi, una presenza che c'è in tutti gli oratori, cioè se facciamo passare tutto lo stivale uguale, il classico tamarro da oratorio. Cioè, il tamarro da oratorio, va, tutti che indicano, c'è, dov'è qua? Grande. Allora, ma i tamarri da oratorio sono anche simpatici, solo che loro vengono in oratorio non perché c'è una bella proposta, ma perché dovevano rompere le scatole a Don Alessio. Per cui il loro obiettivo, la loro vocazione mattutina era oggi come gliele rompo. Ma io non gliene facevo passare una. In buona maniera, qualche volta anche un po' con forza, però dicevo no. Un giorno lui se n'è andato sbattendo la porta dell'oratorio e io mi sentivo fallito anche come educatore. Dove ho sbagliato? Dopo una decina d'anni mi arriva una telefonata, io avevo già cambiato oratorio. Ma arriva una telefonata e mi dice: ciao Don, sono... ti ricordi di me? Come dimenticarti? Sai che mi sposo e mi piacerebbe che venissi tu a celebrare le nozze. Ora, io gli ho detto subito: guarda, solo per vedere la santa donna che si è messa con te, stai certo che arrivo, ma la cosa che mi ha fatto maggiormente riflettere è stata questa. Quello che io pensavo fosse un fallimento, a lungo andare invece è maturato. Impariamo a non guardare solo i frutti immediati, ma a pensare a quello che potrà essere fra un po' di anni. Probabilmente tutti quei ragazzi che incontri nello sport, il cui unico obiettivo è quello di giocare una partita, raggiungere una vittoria, e tutti gli sforzi di insegnargli tante cose, a loro magari non gliene frega niente, tu gli dici che è bello anche il Vangelo, amare Gesù, e per loro è meno che nulla, sappi che però l'hai dato e l'hai dato a tante persone che non avrebbero mai incontrato un adulto significativo. Non l'avrebbero mai incontrato, ma in quel tratto di esperienza che hanno vissuto con te per una stagione sportiva tu gli hai dato il meglio che potevi dargli. Chissà che magari alla lunga invece quello che gli hai dato non gli servirà per la vita. Ecco perché vi dico: amate lo sport non solo perché fa bene, ma perché potete fare anche tanto bene. Grazie. Arriverà la domanda difficile. Due, tre.
questa è facile. Angela. Uno, due, tre. Dalla diocesi di Parma, Emilia Romagna. Uno, due, tre. Sono la coordinatrice del progetto Oratori della diocesi di Parma. Mi occupo di coordinamento di educatori di oratorio. Uno, due, tre. Facciamo fuori l'oratorio e... E parliamo delle competenze che deve avere l'animatore d'oratorio capace di far fuori l'oratorio. Allora, ve ne accennerò quattro, ma lo voglio fare prima facendovi vedere un video. È un video in cui si racconta dell'esperienza nata 4 anni fa, ma tuttora attiva, che si chiama Work in Progress, nata all'interno di una parrocchia della mia diocesi, appunto la città di Parma, che ha pensato di fare una proposta di senso, poi la vedremo insieme, ai NEET. Sapete chi sono i NEET? Ok, quei ragazzi che ci sono anche fuori dalle nostre parrocchie, che non studiano, non lavorano, non sono in nessun percorso formativo e spesso a 15, 16, 17 anni non vanno più a scuola e vengono a perdere tempo, anche in oratorio, un po' dentro, un po' fuori, giochicchiano, non gli si fa nessuna proposta che li possa impiegare in modo da valorizzare le competenze che comunque anche loro hanno. Allora, vi voglio far vedere, 7 minuti, dura un video, me l'hanno fatto tagliare, vi voglio far vedere questa esperienza non tanto perché mi interessi l'esperienza in sé, ma perché secondo me racconta bene quelle che sono 4 competenze che deve avere l'educatore d'oratorio per far fuori l'oratorio. Il progetto Work in Progress è nato dalla presenza in oratorio di persone precise, cioè ragazzi, preadolescenti e adolescenti tra i 13 e i 18 anni. Spesso negli oratori il tipo di accoglienza che viene riservata ai giovani è o di tipo ludico, ricreativo, sportivo, oppure di tipo più intellettuale. Quando iniziano ad avere 16, 17, 18 anni, il tempo che passano in parrocchia inizia a diventare tempo consumato, tempo che non mettono a frutto. I segnali che ci lanciavano, anche quelli di disagio, specialmente se condivisi davanti ai nostri occhi, invece di prenderli come un disturbo, abbiamo cercato di prenderli come una parola pronunciata con i loro gesti e le loro vite. Troppi casini sono successi con i prof, mi hanno bocciato. Poi sono andato quest'anno di nuovo, mi hanno appena entrato e mi hanno detto tu sarai bocciato di nuovo. E vabbè, gli ho detto a mia mamma non ci vado più a scuola, quindi sono venuto qua a Work in Progress. Abbiamo agganciato tanti discorsi, anche difficili, abbiamo vissuto dei conflitti insieme con l'obiettivo preciso di stanare quelle che erano qualità e competenze che la scuola non riusciva a vedere e che anche noi forse non sempre riusciamo a vedere. E cioè è molto, molto bello il progetto. Work in Progress è un progetto di lavoro che è stato fondato dalla parrocchia Corpus Domini. I locali concretamente, più ampiamente anche la rete di relazioni che lo anima, il coordinatore, i volontari. Alcuni giovani che noi conoscevamo nella parrocchia sono stati assunti dalla parrocchia stessa. Diciamo che adesso questo è un calling job, diciamo. È lavoro, non sto a casa a far niente. Abbiamo stipulato un contratto, un accordo e abbiamo definito dei giorni di lavoro, delle mansioni e un monte ore. E Work in Progress fa tutto. Non so, giardinaggio. Da traslochi a montare mobili. A dipingere, a... Qualche privato ha cominciato a chiamarci sempre per lo stesso tipo di lavori. Facciamo riparazioni, traslochi, di tutto.
quindi quello che c'è da fare noi facciamo. Qualcuno ci è stato segnalato dalle scuole, qualcuno dagli assistenti sociali. Ci si vede dopo la scuola per chi ci va, nel 14. Oggi siamo una squadra di 3 persone più me 4. Per la prima volta in questi ragazzi, a questi ragazzi qualcuno ha detto: mi fido davvero di te al punto da darti un incarico di responsabilità. Addirittura mi fido di te a tal punto che ti retribuisco le ore che lavori per me. E cioè è molto, molto bello il progetto. Diciamo un po' stronzi, un po', però alla fine sono bravo. Non mi era mai stato chiesto di lavorare con loro come una specie di impresa in miniatura, cioè davo per scontato delle cose che non avrei mai pensato, non so. Serve anche un educatore con alcune competenze particolari. Spesso mi è capitato di entrare in posti di lavoro dove io non ero identificato come educatore, no? Ma come lavoratore. Quindi agli occhi degli altri ho dato la percezione che in un gruppo di 3 o 4 ragazzi io fossi solo quello più vecchietto. Se c'è da portare un frigo per delle scale lo porto anch'io, non lo faccio fare loro, siamo insieme. Ci si conosce, ci si appoggia, ci si aiuta, quindi il metodo di lavoro che è l'aiutarsi nelle fatiche lo diventa anche un po' fuori, no? Hai un problema col motorino, vediamo come risolverlo. Ma è molto più facile che si instaurassero relazioni di fiducia. Cosa che nelle esperienze passate non sono mai riuscito ad avvicinarmi così tanto. Cioè l'educatore mi senti molto più come un amico, invece col professore no. Quei ragazzi accostati a motivo dei loro tratti a volte bruschi o trasgressivi sono via via diventati non solo dei collaboratori ma anche degli amici e qualcuno anche educatore di altri. A differenza del tempo consumato di prima, era un tempo quello che a loro restituiva molto di più in termini di identitari, cioè per la prima volta si sono sentiti capaci, in grado di fare delle cose. E cioè è molto, molto bello il progetto. Abbiamo scoperto anzitutto che delle competenze che non viste in altri ambiti erano più che presenti, cioè la capacità di mantenere fedeltà a una parola data, la puntualità agli impegni, il rispetto delle persone con cui lavoravano. Senza fare nomi, c'è gente di noi che comunque se non fosse qua a lavorare magari farebbe altre cose più brutte. Il lavoro ti permette di capire maggiormente chi sei, che cosa sei capace di fare, rafforza la tua autostima. E ragazzi piace vedere le cose concrete che vengono fatte, non solo dette. Ti permette anche di rafforzare il legame col luogo, col territorio. Quando lavori in un posto, quel posto lì poi lo senti più tuo, diventa proprio la tua casa. Intanto per noi ha voluto dire che i parrocchiani sono tutti, non ci sono parrocchiani di serie A o di serie B, e che fanno parte della comunità tutti, anche quelli che non partecipano alla preghiera, alla liturgia, anche quelli che appartengono ad altre culture e religioni. Noi vediamo dei ragazzi a work in progress che sono completamente diversi rispetto a quello che ci dice di loro la scuola. Ci siamo anche interrogati sulla presenza della comunità parrocchiale nel quartiere e anche cosa vuol dire essere credenti nel Signore Gesù in mezzo a questo quartiere, in questi anni, in questi giorni. E cioè è molto, molto bello il progetto. Bene, vi dicevo che chi è interessata poi a saperne di più, volentieri, anche io starò fino a venerdì, racconterò il progetto perché, come dice Sandu, è molto bello il progetto, ma lo usiamo
per ragionare su appunto quattro competenze che secondo me deve avere l'educatore d'oratorio per poter andare fuori, far fuori, guardare al futuro dell'oratorio. Allora, la prima competenza è guardare. L'animatore d'oratorio è uno che sa guardare la realtà, non per quello che vorremmo che fosse, non per lamentarci della realtà che abbiamo davanti agli occhi, ma per coglierne i bisogni, per saper leggere ciò che la realtà ci sta chiedendo di fare. E nel linguaggio della progettazione sociale si direbbe fare l'analisi dei bisogni, appunto. Nel testo, faccio un po' di pubblicità, appunto, che dà le linee progettuali alla pastorale giovanile del futuro, si dice a pagina 31: la prima azione è ascoltare. Chi vuol fare progettazione deve imparare ad ascoltare. Ascoltare è il verbo centrale per poter poi guardare e vedere anche ciò che non si vede a prima vista. A un certo punto Don Marco dice: abbiamo scorto delle competenze in questi ragazzi che la scuola, per esempio, non aveva mai visto. Mettersi in ascolto, saper guardare la realtà, permette anche di scoprire ciò che a prima vista gli altri non vedono. Dice il Papa Francesco nell'esortazione apostolica Christus Vivit: una chiesa che smette di ascoltare, che non si lascia mettere in discussione, perde la giovinezza e si trasforma in un museo. Quindi, prima competenza, appunto, l'ascolto. Dice Don Marco, il prete che è appunto uno degli educatori che ha pensato questo progetto, i segnali di disagio, invece di prenderli come disturbo, e noi li possiamo immaginare, vero, che disturbassero, li abbiamo voluti leggere come una domanda a cui dare risposta. Seconda competenza. Metto giù, non offenderti. Dopo guardare la realtà, l'educatore è capace di avere fiducia. Fabio dice: mi fido di te al punto di affidarti questa responsabilità, mi fido di te al punto di affidarti questo lavoro. Hanno iniziato a lavorare all'interno della parrocchia, ma poi andavano anche all'esterno. Mi fido di te al punto di retribuirti. L'educatore di oratorio è uno che dà fiducia, sa dare fiducia. Senza educazione non si può, senza fiducia non si può educare. Quindi bisogna dare fiducia e, riprendendo i termini della progettazione, la fiducia permette di costruire l'empowerment. Le persone si scoprono, se circondate da fiducia, capaci di. Terza competenza. L'educatore deve saper accompagnare. È questo un verbo bellissimo che ritroviamo tanto nelle linee guida, ma anche tanto nella riflessione, appunto, dell'esortazione apostolica. Ci sono delle pagine bellissime che riguardano appunto l'accompagnamento. Sapete qual è la prima caratteristica di chi sa accompagnare? L'essere umano, sapere di essere umano, quindi fragile, quindi pieno di limiti. Quindi tutti noi possiamo accompagnare. Accompagnare vuol dire riprendere quello che diceva Fabio: se c'è da portare su un frigor, non lo faccio fare a loro, lo faccio insieme. E lavorando insieme ci si scopre, ci si conosce, ci si appoggia, ci si aiuta, fa l'esempio del motorino. Soltanto affiancandoci, accompagnandoci a chi dobbiamo educare, possiamo instaurare relazioni vere. L'ultima, mi hanno chiesto di starne 14 minuti, quindi ci sto, mi ha giocato, perché voglio dire, l'ultima, la più importante, ma me l'ha già bruciata Don Michele, la competenza, secondo me, più importante oggi per un educatore d'oratorio che vuole saper far fuori, e quindi andare anche fuori, è la capacità di saper lavorare con gli altri, di saper lavorare in rete. Work in Progress, appunto, dice, è nato dentro a una comunità parrocchiale, che vuol dire con gli adulti, con i catechisti, col parroco, con i due educatori d'oratorio, ma in relazione, quindi dentro a una comunità, ma ha saputo mettersi in relazione con le comunità del quartiere, gli assistenti sociali, la scuola. Questa è la competenza fondamentale, cioè se vogliamo costruire qualcosa dobbiamo avere la pazienza del lavorare insieme agli altri. Se noi ripercorriamo queste quattro competenze, il saper guardare,
il saper dare fiducia, il saper accompagnare e il saper lavorare con gli altri sono quattro competenze del ministero di Gesù, cioè sono quelle che lui praticava tutti i giorni. Quindi noi vivendole, praticandole, renderemmo vivo, presente lo stile di Gesù. E questo lo vivremo, ne daremo testimonianza con il nostro vissuto quotidiano. Grazie. Adesso ci prendiamo un minuto dove ripensiamo un po' a questi primi due interventi e spariamo qualche domanda. Potete mandare un SMS, se lo volete segnare, se no su WhatsApp, a questo numero. Potete stare con il cellulare un minuto adesso, da soli, a pensare a qualche domanda che ci viene in mente. Pensare senza parlare, difficilissimo, difficilissimo. E cresce il brusio. Ragazzi, le domande quelle intelligenti le mettiamo online lì, con la vostra foto. Tipo dov'è il bagno? Non la mettiamo da stavolta. Comunque a destra. Bene, ci siamo, ci ricomponiamo e attenzione per il penultimo ospite di oggi. Parte l'applauso proprio così. Uno, due, tre. Marco. Madonna, fa impressione. Uno, due, tre. Perugia. Uno, due, tre. Allora, che faccio? Di mestiere?
Allora, di mestiere insegno filosofia teoretica all'Università di Perugia. Poi è caduta in basso l'università, purtroppo è antica ma è caduta in basso. Poi faccio questo e faccio un sacco di altre cose però, eh. Questa mi dà il pane quotidiano, poi dopo ve lo dirò, insomma. 1, 2, 3. Facciamo fuori l'oratorio e... Senza dimenticarci da dove veniamo quando andiamo fuori. Io ci ho pensato parecchio... Posso stare a sedere un attimo? Perché ho una tallonite, visto che sono leggero. Allora, tanto c'è il mostro è dietro. Allora, per andare fuori bisogna avere un dentro da dove uscire. Ah, grazie. Occhio, ho ancora cadi, però. Come? Posso cadere? No, dai. E dopo qui roviniamo la chiesa, ci ha messo tanto Don Tonino Bello. Dunque, per uscire bisogna avere qualcosa da cui venire fuori, no? Fuori è una parola che vuol dire tante cose, no? Sto fuori, sono fuori, vado fuori. Però tu vai fuori da qualcosa di dove stai. Allora venendo qua giù ho pensato ai tante uscite che ho dovuto fare nella mia vita. È dal 1980 che faccio campi scuola, ma non come ragazzo, eh. Ho 56 anni, quindi. E tu sei costretto a uscire sempre. Ho pensato che questi, io vengo dalla tradizione di parrocchia salesiana, sono ancora capo scout, quindi faccio il capo reparto. E tu pensi che devi uscire sempre, devi avere sempre qualcosa che ti porta fuori, no? E pensi che sia quasi una condanna, no? Sia quasi un modo di chiederti sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa, incontrare sempre volti diversi, facce diverse, situazioni diverse, storie diverse. E allora penso che non ci può essere niente meglio dello stare coi giovani per imparare questa cosa spirituale tanto forte, cioè l'uscita. E tu pensi che il Dio in cui tu credi è il Dio che ha chiesto a tutti di uscire, di muoversi, di non star fermo, di andare a trovare altre case, di mettere le tende e di uscire anche con difficoltà. È un'uscita, sappiate, per la prima volta dopo tanti anni, avere un ragazzo che ti dice: mia madre mi ha lasciato. Mia madre mi ha lasciato. Credete che è un'uscita forte per me? È stata un'uscita forte perché a me ho la mamma che ha 85 anni, mi continua a chiamare per dire dove sono. E invece sentire un ragazzo di 14 anni che ti guarda e ti dice: mia madre mi ha lasciato. Ma sono esperienze che ti fanno portare fuori. E tu che corri la notte, magari perché quel ragazzo dell'oratorio, stavo venendo questo viaggio giù, ho ripensato molto a queste storie. Ero nell'oratorio salesiano a Don Bosco, a un ragazzo di notte ti chiama e ti dice: adesso tu mi dici perché mia sorella è morta stanotte. Che ci trovi? E zucche, devi uscire fuori, devi andare fuori dal tuo comodità, del tuo letto e cominciare a trovare ragioni del perché si muore.
e esci fuori dalla vita quando esci dalle comodità della vita, quando tu trovi magari, che vi posso dire, il ragazzo che è talmente pieno di gioia che te lo vedi, la butta fuori, no? Perché tu quando hai gioia la butti fuori, non puoi tenerla dentro. Come fai a tenere dentro una gioia? Allora arrivavi all'oratorio e vedevi che qualcuno era stranamente euforico. E ecco la domanda: hai trovato la frega? La frega in perugino vuol dire la ragazza. Hai trovato la frega, hai trovato il frego, hai trovato che cosa? Ma la gioia non si tiene, allora tu devi uscire fuori, no? Perché la gioia la vuoi partecipare, quindi tu vai fuori dalla tua noia e sei costretto a ridere e gioire perché quel ragazzo ha trovato una fidanzata o perché una ragazza ha trovato un fidanzato. Sei costretto a uscire dalla tua, come so, io non so voi se vi succede, ma più cresci, più c'hai dai lavori. Adesso i ragazzi più giovani non lo sanno, ma magari qualcuno di voi lo sa. C'hai sempre la sacca pronta per cambiarti, perché devi andare, finita lezione, devi andare a fare la riunione, devi andare a giocare, devi andare a preparare una cosa, devi andare a preparare un'altra. E quella sacca ti ricorda sempre che sei sempre in procinto di andare fuori, di andare via, no? Sei sempre in procinto di avere una cosa fatta, una borsa fatta. A volte ai ragazzi dico: guardate, io vedo lo zaino in camera mia prima di fare le uscite, route oppure campi di reparto. Io vi giuro, mi attacco al crocefisso e dico: perché, Signore, come Giobbe, no? Perché ancora alla mia età devo guardare uno zaino che mi incute terrore? Eppure sta lì a dirti che andrai incontro ad altre storie, ad altri ragazzi, ad altre situazioni. Non ci può essere, ve lo dico di cuore, non ci può essere stare coi giovani stando chiusi. Devi sempre essere pronto con una borsa, devi essere sempre pronto ad uscire dalla comodità. Ma questo è il bello della nostra fede, perché il nostro Dio non ci dice: io me ne sto in trono in cielo, io scendo con te e magari vado anche dietro, qui dietro ci deve essere il crocifisso, spero. Devo uscire fuori anche dalla mia divinità e cercare di trovare, come voi uomini, una via per farvi vedere che bisogna uscire dai cieli per stare a dire agli uomini che ti amo. L'ha fatto lui, dobbiamo farlo un po' anche noi. È in questo che l'oratorio per me è una cosa geniale. Perché è un luogo, come tutti i luoghi dove ci sono i ragazzi, in cui tu sei costretto ad essere ragazzo, cioè, malgrado la tallonite e i 100 chili, devi dire: sono sempre pronto a uscire. Lo capite quanto è bella sta cosa? Sempre pronto ad uscire. Ma per andare a zonzo? Fuori per andare così, al giro? Senza una meta? E allora scopri che tutte le volte che vai fuori, torni nella casa. Torni dentro la tua casa. Torni dentro il tuo cuore. Torni dentro la tua vita. Torni dentro le cose che sono le tue. Ma nel momento in cui hai incontrato gli altri, non ci torni più vuoto, ci torni pieno, ci torni carico. Allora, visto che mi paga l'università, vi faccio vedere che qualcosa ho studiato. C'è un filosofo, che ancora è vivente, che parla del nostro tempo come il tempo dello sparecchiamento. Uso sempre questa figura perché mi piace tantissimo, sparecchiare la tavola. Non so se avete visto, si fa una cena, al momento del finale della cena si sparecchia, come dire: beh, ho finito questo momento bello, me ne devo alzare, me ne devo andare, no? Allora tu c'hai il momento in cui la prepari, il momento in cui apparecchi e il momento in cui sparecchi, che è il momento della fine. Lui dice che la nostra società è la società dello sparecchiamento, cioè la gente sparecchia le tavole. E tu, guardando la tua esperienza nei luoghi dove state anche voi, tu pensi: invece no, a me qualcuno ha apparecchiato sempre delle tavole.
E io voglio apparecchiare delle tavole belle, perché tutte le volte che noi stiamo lì a pensare che cosa fare per la giornata X, per la festa Y, per il Grest, per questo, per quest'altro, per questo e sopra, che cosa facciamo se non apparecchiare una tavola, dando come cibo il futuro in mezzo alle cose semplici? Ho pensato che tanti hanno apparecchiato le tavole per me. Hanno dedicato il loro tempo, il loro cuore, le loro situazioni per apparecchiarmi delle tavole. E allora è questa la cosa più rivoluzionaria oggi. Se tutti sparecchiano delle tavole, noi che stiamo qui dentro dobbiamo invece apparecchiarle con vita buona. Con vita buona, vita, la vita buona poi è quella semplice, è quella normale. È quella che ha fatto anche Gesù. Una volta facevo delle catechesi che erano così, facevo rompere il Vangelo, tagliarlo di tutte le cose tipo miracoli, cose eccezionali. Sapete che ci resta? Che mangia, gioca, parla con le persone, ascolta, ride, volevo dire un'altra parola, ma sono in chiesa, s'arrabbia. Vita buona, perché sta fuori, continuamente fuori. Sta continuamente fuori. T'apparecchia una tavola bella quando incontri l'altro. C'è una parola magica che è prossimità. Guardate, l'essere prossimi non vuol dire che io mi scelgo il prossimo. L'essere prossimo vuol dire che, posso fare sta scena qui? Guarda, c'è lei che ride, mi è simpatica. Se io me la trovo di fronte, beh, lei ha il mostro davanti, io invece no. Il prossimo non me lo scelgo, non ho deciso che lei fosse sulla prima panca, non mi sono domandato niente, non mi posso scegliere gli studenti. Ma non mi posso nemmeno scegliere i ragazzi dell'oratorio. Non mi posso nemmeno scegliere i ragazzi a scout. Cioè, madonna grosso che sono. Allora, non mi posso scegliere. Il prossimo è quello che ti sta davanti. È l'altro che ti interroga, che ti pone delle domande, che vuole da te e con te partecipare ad una mensa. Ho fatto mettere una foto, vero? Se si può vedere, eh? Questa è ultima, una delle ultime cose che mi sono accadute. Allora, quello lì, che non sono io, si chiama Ibrahim. Ibrahim è un ragazzo di 14 anni, 13 anni. A 12 anni, scusate, ce n'ha 14, a 12 anni è partito con la sua sorella piccola dal Mali, gemella, perché buttato fuori di casa dalla madre, che essendo risposata con un altro uomo che non era il padre, per le leggi tribali del suo paese se ne doveva andare. Ibrahim è stato venduto 3 volte. Venduto. È stato venduto in Mali come operaio manovale. È stato venduto in Algeria ai Tuareg. È sordo da un orecchio perché gli hanno tirato un colpo di mitragliatrice talmente vicino all'orecchio che è sordo. Ma non è che se le inventate, perché c'è anche una cicatrice sulla spalla per un colpo di... È un ragazzo che io mi vado a fare la mia catechesi sulla morte e mi dice: sai Marco com'è la faccia della morte? È la faccia della persona con cui io facevo il viaggio nel deserto. Ho provato a tenerlo sul pick up. Il pick up non si può fermare, perché se ci va la sabbia si ferma e morivamo tutti. Mi è sfuggito, ha lasciato la mano e ho visto la sua faccia che mi guardava. Ha preso il suo
è stato venduto in Libia e l'hanno messo sopra una barca. Non sa nuotare, gommone forato, maglietta utilizzata per strizzare l'acqua che entrava. Arriva, l'unico scopo è non perdere la sorella. Non perde la sorella, riesce a salvarla, sta per salire dentro la barca della Marina italiana, ma uno da dietro lo prende e lo brutta in mare. L'unica cosa che ha pensato è stata questa: fammi vedere se mia sorella è salita. Ha guardato, ha visto la sorella che urlava e ha detto: posso morire. Ma poi gli dice: è arrivato un marinaio da dietro, l'ha preso e l'ha rimontato. Io ho chiesto, quando è entrato da noi, dovevamo fargli noi la, come si dice, brutta espressione, lo dico ma perché è popolare, la carità di tenerlo, no? E invece ha fatto lui la carità di condividere con noi una storia che ha cambiato tutti gli altri 35 ragazzi del reparto, compresi i capi, che ha cambiato la parrocchia, perché ci siamo presi in carico anche l'obbligo di fare l'oratorio. E ha cambiato le scuole, perché è andato a raccontare che cos'è la guerra. Avete capito chi è l'altro? L'altro è Gesù che ti dice: se io sono un ragazzo di 12 anni, musulmano, tu che mi mostri della tua fede? Questo è andare fuori, ma è anche un tornare dentro, perché torni dentro la casa di tuo padre, dentro la casa di Dio, che ti dice sempre: sì, sono un ragazzo musulmano che è venuto così e tu che mi dici? Ma a lui dice: e se Gesù ai vostri ragazzi chi è? Sono io anche Gesù che parla loro. Anche voi siete Gesù che parla loro, ai vostri ragazzi, ad ognuno dei vostri ragazzi. Insomma, ve la faccio breve, poi ho finito perché sforo, no, l'orario, se no. Ragazzi, per andare fuori bisogna sempre coltivare un dentro e bisogna sempre tenere uno zaino pronto, una borsa pronta. E non dobbiamo domandarci chi, come, chi verrà davanti, come verrà, quando verrà, eccetera, come programmerò. Dovete semplicemente fare l'esercizio di pensare che quello che bussa alla porta sia sempre Gesù, anche se è il ragazzino molesto, anche se è il prete noioso, è sempre Gesù che bussa. Ecco perché nei nostri ambienti, nei nostri oratori, nei luoghi dove ci sono i giovani, noi facciamo l'esperienza sempre dell'essere chiamati in esodo, ma mai in esilio. Sempre in esodo, ma mai buttati fuori. Chiamati sempre a fare passi nuovi, vita nuova, a rinnovarci e ritornare. Sapeste quanto cura la Chiesa questa cosa? Perché nella Chiesa, me lo permetterà il Vescovo, a me fa male vedere tanta gente che vive solo dentro, in uno spiritualismo bacato, irriverente a volte. E fa male anche vedere un fuori che non abbia coltivato una spiritualità, una vita vera del Vangelo. Invece il nostro passo per curare il male di questo tempo sparecchiante ed in una chiesa anche in chiusura è proprio la nostra presenza. Allora davvero siamo speranza. Non, avete notato che non ho detto abbiamo speranza. Siamo speranza. Perché io posso avere speranza di qualcosa, di avere la speranza di
ma io quando sono cristiano so che sono speranza per gli altri. Io sono la speranza di lei e lei è la mia speranza. E questo si chiama carità per me, la carità dell'educazione che siamo chiamati a vivere nell'oratorio, con i giovani, per i giovani. Scusate, ho finito. Allora ci prendiamo un altro minuto dentro, proprio per qualche altra sollecitazione, qualche altra domanda che poi vi rimetteremo. Rimettiamo il numero, ma intanto potete pensare. Allora, qualche domanda è arrivata, vi chiedo di mettervi al centro sopra così, con le sedie, dai, con le sedie. Facciamo un applauso ai nostri tre primi relatori. Allora, queste sono arrivate diverse domande, Don Michele, qualcuna ne risponderemo anche domani. Don Michele terrà due laboratori, uno sull'educatore professionale in oratorio, limiti, risorse, prospettive, e quindi problemi aperti dell'oratorio, e uno proprio su associazioni e movimenti all'interno dell'oratorio. Quindi qualcuna di queste domande le saltiamo, ma facciamo innanzitutto due domande allo sport. Come si può inventare per fare sport con i ragazzi se non si hanno le strutture? Lo sport è fatica, amore e passione, ma come si fa a fare un giusto percorso educativo se tutto quello che si mette in atto viene smontato dagli idoli sportivi con comportamenti scorretti? Allora, alla prima domanda, come si fa a fare sport se non si hanno le strutture, capisco la difficoltà. E capisco la difficoltà soprattutto oggi, perché
se una volta, quando ero ragazzino io, si diceva ci troviamo in piazza a giocare, la domanda era a che ora? La prima domanda oggi invece, quando cerchi di organizzare lo sport, è che tipo di sintetico c'è? Perché sei così condizionato da tante cose che dici senza questo non possiamo farlo oggi lo sport. Grandi campioni quale Johan Cruyff diceva che il modo migliore per far imparare calcio ai bambini è portarli al parcheggio. E tutti gli domandavano perché al parcheggio? Perché la palla rimbalza in maniera irregolare e devi diventare bravo a stopparla. Secondo, nessuno al parcheggio fa finta di buttarsi giù perché ti fai male, ti fai male. Noi invece impariamo altre cose dalla televisione. Allora, io dico, bisogna recuperare sicuramente una dimensione di gioco. Bisogna recuperare una dimensione di gioco. E conosco tante realtà in cui pur di iniziare, pur di star vicino ai ragazzi, hanno messo i cassonetti nelle piazze per fare le porte, per dire. Poi capisco che non è facile reggere una stagione, per cui è un po' più complicato poi la risposta. Però non fatevi condizionare soltanto dalla televisione e dai media. La cosa principale che anche i nostri amici hanno sottolineato, è importante la relazione. Non serve solo il campo, deve diventare il mio cuore anzitutto, cioè io ci sono in piazza alle 8 alla sera, quando so che voi andate lì a giocare io ci sono. Secondo era la vittoria, la fatica e queste cose. Cos'era? Ti porto un cappuccino. Scusa, stanno arrivando altri messaggi. Ha detto magari sta facendo. Ma aveva promesso che non mi avrebbe preso in giro, a questa. Dovevi stare attento, Don Alessio. No, tenere a mente tutto non è facile. Per sulle uno. Strutture, lo sport e la fatica, invece ci sono degli idoli. Allora, che... è vero, anche gli idoli. Tante volte lo sport noi lo giudichiamo da quello che vediamo lì, cioè da quello che ci fa passare la televisione. E purtroppo la cultura di oggi è che la vittoria è l'unica cosa che conta. L'ho detto anche io prima. Il problema è che la vittoria che conta è quella che poi ti fa fare i soldi, ti mette sulle prime pagine dei giornali e ti consente tutto quello che puoi immaginare. Agli idoli sportivi è perdonato tutto, tutto è perdonato. Ma è questa la vera vittoria dello sport che noi dobbiamo insegnare. Se insegniamo questo, dobbiamo renderci conto che per una medaglia d'oro all'Olimpiade, quanti milioni di sconfitti ci sono. E allora questi non fanno attività sportiva, non devono farla? No, bisogna imparare ad apprezzare e insegnare noi come educatori qual è la vittoria. Perché è chiaro che se hai un allenatore o un dirigente, o peggio un genitore, che ti dice devi vincere perché se non vinci non sei nessuno, o ti urla tutto il tempo, è chiaro. Ora, io accetto volentieri quello che ci diceva prima il Vescovo, che bisogna imparare a arrivare secondi. Bisogna imparare a arrivare secondi. Però guardate che si può anche essere vincitori quando si arriva a secondi. Da prete dell'oratorio portavo sempre i ragazzi in montagna. Voi avete il mare, vabbè. Io li portavo in montagna e mi dicevano: vedrai che quando vai via te verrà un prete che ama il mare al posto tuo. Gli è arrivato il cugino di Reinhold Messner, fare i loro, cioè, quindi li ha massacrati di più. Però tutti i ragazzi, anche da qualsiasi parte dell'Italia, quando scendono dal pullman ti fanno una domanda: Don quanto manca? E io dicevo, il tuo oratorio è uguale al mio, tamarri c'hai, ti fanno tutte queste domande, grande, grande. Dov'è che sei? Cuneo.
Sì. Siete già lì, ma io ero in pianura padana, quindi cioè, l'altezza era... Quindi era... Io dicevo sempre comunque, don quanto manca, 10 minuti. Dopo 10 minuti, perché questi sono anche pignoli, don quanto manca, 10 minuti. Me l'hai detto prima! Ma 10 minuti alla volta, vedrai che... Infatti, dopo 2 ore, quindi immaginate quante volte mi hanno chiesto, arriviamo in cima, al rifugio è chiuso. Però sopra la porta, io avevo detto di portare i soldi che c'era al bar, cioè, ma sopra la porta c'era questa frase che valeva tutta quella fatica. Le più alte cime, quelle che non svaniscono mai, sono le conquiste su noi stessi. Ecco, questa è la vera vittoria, la conquista su te stesso, sulle tue pigrizie, sulle tue fragilità, sui tuoi limiti. Noi in questo dobbiamo diventare bravi. Poi magari qualcuno andrà a vincere l'Olimpiade Mondiale, però ricordati che sei campione nella misura in cui sei capace di vincere te stesso. Grazie. Due domande per Angela. In parrocchia, come si stimola il contesto culturale per creare collaborazione nei progetti? Come si stimola il contesto culturale per creare stimolazione e collaborazione nei diversi progetti, quindi progettare insieme? Come si riesce a far sentire integrati i ragazzi che sembrano un bagaglio o sembra non servono? Allora, parto da quest'ultima. Io vi ho voluto portare un'esperienza di cui io sono testimone appunto quanto voi, cioè facendo, cioè uscendo davvero, facendo. Quei ragazzi lì, vi dicevano nel video, sono partiti in 3, oggi sono una quindicina, davvero sono persone che sono sentite dire, l'anno ti boccio, l'anno dopo ti boccio ancora, cioè quindi la società, la scuola, gli ha detto tu non vali niente. In un contesto di oratorio sono sentito dire, ah, guarda, tu sai fare questo, tu sperimenti che vali, che sai fare, che cambi, che migliori, c'è una progressione, fai fare prima dei lavori dentro, in parrocchia, la sistemazione degli scuri, poi fai fare dei lavori fuori, cioè c'è un percorso, una relazione educativa, così facendolo, cioè fai sentire i ragazzi realmente utili, dandogli realmente fiducia, cioè non si possono fare simulazioni, non so come dire, bisogna realmente lasciare spazio e far sì che i giovani agiscano, lo spazio ce lo prendano, cioè senza finzioni, non so. Quindi la fiducia cresce soltanto dando fiducia e rischiando, chiaramente si rischia, perché quando Del Marco soprattutto dice abbiamo letto ciò che ci chiedevano dai loro gesti, cioè l'ha detto bene, ma voi immaginate quali potevano essere i gesti che facevano sulle finestre, sulle parrocchia, cioè lì ha fatto uno scatto, ha detto non allontaniamoli, cioè non guardiamo la realtà che vorremmo, non imprechiamo perché con questi qua non si può fare niente, l'idea è vogliamo fare pastorale con ovviamente noi, i nostri schemi, i nostri orari, con i nostri incontri, no. Lo schema è stato, vediamo cosa ci stanno chiedendo, vediamo cosa ci stanno dicendo, vediamo di dare fiducia realmente. Poi dico questa cosa perché è fondamentale, succede quello che diceva Marco prima, cioè la comunità si è convertita con quei ragazzi lì, cioè hanno iniziato un sacco di famiglie a collaborare, la prima cosa che hanno fatto, questi ragazzi hanno messo a posto l'appartamento che era dentro alla parrocchia dove è stata accolta una famiglia di migranti, quindi davvero c'è stata un'attivazione che poi ha reso la comunità viva. Per il professor Moschini, con cosa apparecchiare la tavola dei nostri giovani perché imparino a questo? Non si sente sul palco? No, io qui non sento. Possiamo girare? Voi non mi sentite, vero? Posso dire la testa? Con cosa apparecchiare la
i nostri giovani perché imparino a gustare la bellezza di essere comunità, come rendere gustosa la nostra offerta per tutti e senza allontanare nessuno. Una domanda un po' difficile perché è posta un po' in generale, no? Come se lo sapessi naturalmente ci sarebbe lì l'altar della Madonna e lì l'altar di Marco Moschini, insomma. Però la domanda difficile però mi consente di dire una cosa molto... Allora, è difficile, stiamo sempre sulla metafora dell'apparecchiamento. Tu quando vedi qualcuno, non so se vi è mai successo, cercate di capire perché gli piace. No? C'è un amico mio che mangia mai pomodori, è un assalto mortale, perché capite, è disastrosa la cosa, no? Non è che tu ti devi piegare però il tuo gusto, cerchi di incontrare il gusto dell'altro, cercando di fare di due gusti diversi un cammino. È difficile apparecchiare la tavola. Perché a monte di tutto c'è una relazione. Se non c'è una relazione, se non costruiamo delle relazioni, non apparecchieremo mai delle tavole buone per tutti. L'inizio è la relazione. L'inizio è l'incontro, è il dialogo, è lo stare insieme. Capite perché? Allora capite perché l'oratorio è necessario? Perché è la prima palestra di incontro, è la prima palestra di relazione sulla quale si apparecchia una tavola, ma non tu, insieme l'apparecchiamo, la mettiamo insieme. Come potervelo dire? Aperti agli altri nella relazione vuol dire che tu intercetti i desideri, ne parlavo con Don Michele in auto, quando venivamo qua, il desiderio, questa cosa alta che non è la voglia, intercettare sogni, desideri, e apparecchiare la tavola di questi. Però devi partire dalla relazione, non ti devi scandalizzare, non ti devi impaurire, non ne devi avere timore di niente, è dell'altra religione, non è che t'avanzi, cioè voglio dire, faremo una patta, che ne so, un occhio aperto. In fondo la cosa più bella è io ho sempre un'immagine biblica che mi piace tanto, quella di Gesù al pozzo della Samaritana, con la Samaritana. Sapere tutto di quello che chi c'hai davanti, ma lasciare che l'altro racconti, faccia le domande e alla fine anche fargli il grande regalo, rivelargli che adoreremo Dio in spirito e verità. Ma quanto è bella sta cosa di Gesù, apparecchiare le tavole come fa Gesù, chiedendo. Ecco, impariamo sta cosa, che dopo vedrete che la tavola la apparecchiamo insieme con i cibi che abbiamo. Grazie. Portiamo a casa un po' di cose, ma per uscire ogni buon pellegrino ha una bisaccia, e tutti i ragazzi che sono qui oggi hanno una bisaccia che ci accompagna dall'estate scorsa nel cammino di Roma, qualcuno anche a Panama, e continuiamo ancora a camminare insieme con questa bisaccia. Allora, visto che fate parte della nostra storia, perché ognuno di noi quando condivide storie vive la storia dell'altro, e regaliamo anche a voi questa bisaccia, e dentro c'è un po' di questo erba libera, di questo spazio, ma soprattutto c'è un po' della nostra vita, e grazie per averci regalato un po' della vostra vita. C'è la faccia. E adesso ci alziamo in piedi per qualche minuto, ci sgranchiamo un po' le gambe per
Posso fare una cosa che ho sempre sognato, Don? Fino a quando ero piccolo. Fabio, una cosa che ho sempre voluto. Ciao, Molfetta! Come dei crescenti, no. Allora, Riccardo. Proviamo a fare la domanda perché non l'abbiamo sentita bene. Uno, due, tre. Ah, la domanda viene fuori di sì. Io guardavo te. Enrico. Uno, due, tre. Adesso ho capito. Enrico Galliano. Uno, due, tre. Yeah. Sì. Pordenone e si trova. Faccio l'insegnante alla scuola secondaria di primo grado di Tante Scuola Media, scrivo libri e faccio dei video. Uno, due, tre, facciamo. Beh, sarebbe facile, no? Venire qua davanti a voi, visto che mi hanno invitato a parlarvi delle cose belle, no? Per farvi vita mia, però se io avessi 15-16 anni, che è più o meno la vostra età, se non ho capito male, non so se mi interesserebbe così tanto vedere, stare a sentire uno che mi parla delle cose belle che ha fatto in vita sua. Forse sarei più interessato a sentire altro, cioè suoi errori. Quindi adesso vi faccio un sondaggio, vi faccio scegliere a voi di cosa parlerò, ok? Così vediamo. Allora, due opzioni avete, c'è la A, io vi parlo di tutti i miei successi, libri, le cose, i concorsi vivi, bla bla bla, oppure la B, vi parlo di tutte le cazzate che ho fatto in vita mia. Fatemi lanciare, alzi la mano, chi vota A. Uno c'è, grande, come ti chiami? Matteo? Grande Matteo. E alzi la mano chi vota B. C'è qualcuno che non ha alzato la mano in nessuno dei due casi, forse voleva dire non c'è anche l'opzione merenda, andiamo a mangiare. Facciamo la B allora. Vito, ti chiedo di mostrare un disegno. Arriva. Adesso voi fotografate mentalmente questo disegno. Perché alla fine del mio intervento insomma tornerà fuori. Nel frattempo vi invito insomma a apprezzare la bellezza di questo disegno fatto da un bambino di 4 anni in cui il sole è praticamente un metro dal paracadutista che è ormai in combustione e la mamma è alta come la casa, anzi di più, ma soprattutto il bellissimo taglio alla moicana della mamma, guardate che bello, meraviglioso. Ecco, fissatevi su quello. Un certo Sigmund Freud diceva che non facciamo tanti errori nella vita, tendiamo a fare un errore ripetuto un sacco di volte, sempre lo stesso e sempre più grande. Io quando avevo l'età del bambino che ha fatto questo disegno avevo tre sogni. Il primo era scrivere, la mia prima poesia è datata 1984, 7 anni. Era per mia mamma, festa della mamma. Mamma, ogni giorno che passa diventi sempre più grassa. Ogni giornata con te è lieta, ma ti prego, mettiti a dieta. 4 versi veramente immortali e anche immortacci. Nel senso che ho capito lì che la scrittura può far male, quando l'ho fatta leggere a mia mamma, ho visto che scrivere può ferire, ma non chi legge, ferisce chi scrive proprio, perché erano gli anni 80 e andavano di moda gli zoccoli in legno, se c'è
qualcuno che si ricorda. Ho la testa grossa, non perché ci sia un gran contenuto dentro, ma perché appunto, vabbè. Secondo sogno era quello di fare l'insegnante. Io giocavo sul pavimento di camera mia con gli omini dei Lego al pomeriggio e facevo agli omini dei Lego le lezioni di grammatica. Come si mette l'apostrofo, queste cose qua. Quelle cose che o prendi il bambino e lo porti in neuropsichiatria direttamente e lo lasci lì, oppure poi diventi effettivamente un insegnante. La terza, il terzo grande sogno era calciatore. Qua veniamo all'errore che si ripete. Vai vinto con la palla, dovrebbe esserci la palla adesso. Vabbè, è una cosa da niente, stupidissima, ma vedrete quanto ha cambiato tutta la mia storia. Sono io in un garage, un sotto garage da solo, in un pomeriggio di quando avevo 8-9 anni, che voglio battere il mio record di palleggi. Il mio record di palleggi all'epoca era 4 palleggi. E volevo arrivare a 10. A 10, sì. Perché tutti i miei compagni all'elementare si vantavano, io ne faccio 30, io ne faccio 50. Volevo riuscire ad arrivare almeno a 10 palleggi. Allora mi metto lì l'impegno e inizio. 1, e la palla, niente. Poi ci riprovo. 1, 2, 3, e di nuovo niente di fatto. Ma insomma, ci provo, riprovo, e mentre faccio andare su e giù questa palla, mi rendo conto che a forza di provare e riprovare, non è così difficile. Sapete quella sensazione, no, che mi viene quando, non lo so, vi sarà venuta sicuramente con qualcosa della scuola, no? Tutto matematico. Esempio sbagliato di qualcosa che se ci provi ti viene più facile. E ho pensato, ma io non solo posso fare 10 palleggi, io ne posso fare anch'io 30 con i miei compagni. E mi metto lì, no? E vado, dopo un'ora di tentativi, 1, 2, 3, 7, 8, 9, e al decimo palleggio ho buttato via la palla e sono tornato su in camera a giocare con i Lego. Perché questa? Perché ho buttato via quella palla? Perché non ho continuato a palleggiare? Eccolo l'errore piccolissimo che vedrete adesso come si trasforma pochissimo tempo dopo. Macchina del tempo, andiamo al 1994, lo so, ho detto una data che per molti di voi è più o meno giurassico anteriore, pterodattili che volano. Il 94 è l'anno in cui io avevo 17 anni ed è l'anno in cui ho conosciuto Roberta. Ah, Roberta. Roberta era la ragazza più ambita del paesino in cui vivevo. Tutti le correvano dietro per tante cose, era molto bella, ma soprattutto per una sua caratteristica fisica. Per due sue caratteristiche fisiche che la rendevano, insomma, tutti erano innamorati di lei. E io dal canto mio avevo un grosso problema, perché io ero il campione europeo certificato di friendzone. Mi era piaciuta la mia compagna Betty, di quinta elementare. Vado da Betty, tu mi piaci, ma per me sei solo un amico. E già lì un'escalation è stata tremenda. Mi piace una ragazzina in prima media, Perushka, origini russe, un po' esotica. Perushka, tu mi piaci, ma tu sei il mio migliore amico. E poi Daniela in terza, una cosa proprio terza media, Daniela, vado da Daniela, mi dichiaro, tu mi piaci, risposta di Daniela, Enrico, tu per me sei come un fratello. Brotherzone, livello irraggiungibile. Insomma, questo era il mio curriculum con l'altro sesso. Quando ho conosciuto Roberta mi sono innamorato subito di lei e pensavo di non avere nessuna speranza con lei. Fatto sta che un pomeriggio, il pomeriggio della finale dei mondiali del 1994 Italia-Brasile, squilla il telefono di casa mia e dall'altro lato del filo c'è Roberta. Pronto? Ciao Enrico, stasera c'è la finale che fa lei. Sì, che bello, andiamo a vederla insieme a tutti gli altri in piazza con lo schermo gigante, ci divertiamo. Sì, sarebbe bello fare, però, sai, mi dice,
Stasera i miei genitori vanno a vedere la casa degli zii. Quindi se, cioè, se vuoi puoi venire a casa mia a vederla, io e te, da soli, e la vediamo. Sono arrivato a casa sua impennando in bicicletta. Così. E allora dovete immaginarvi la scena, perché l'Italia quella partita l'ha persa ai rigori. Con Roberto Baggio, giocatore più forte del Po, che sbaglia l'ultimo rigore, cioè una tristezza, una delusione, no? Fortissima. E quando una persona è triste e delusa, insomma, Don Riccardo, lo sai anche tu, ha bisogno di consolazione, no? Ecco. Inoltre estate, luglio, grilli fuori, no? Io e lei da soli a mezzo metro sul divano, io guardo Roberta, Roberta guarda me. Siamo veramente vicini e io le dico, Roberta, tu per me sei solo un'amica. Non vi ho detto che vi raccontavo gli errori della mia vita. Mi ho detto proprio così. Ma ero convinto, non era uno scherzo. Gliel'ho detto, la mia tattica era veramente una tattica perfetta. Pensavo che lei mi stesse per frenzonare, no? Non so perché tutti i segnali c'erano, però vabbè. E allora per anticiparla, per evitare di star male, l'ho frenzonata prima io. 5 minuti dopo ero fuori da casa sua e dalla sua vita proprio, perché non ho più avuto rapporti con lei per 20 anni, fino a che non è arrivato Facebook. Voi non lo sapete, ma all'inizio i social, in particolare Facebook, sono stati usati da noi vecchi con un solo scopo: andare a vedere gli ex che ne avevano fatto, no? È bello, è inutile che ci giriamo intorno, lo sapete anche voi. E comunque mi scrive Roberta, ciao, come va, come non va, e mi racconta che ha 2 figli. Io faccio finta di non sapere. Ah sì, 2 figli, non lo sapevo, l'avevo stalkerata per anni, ma lasciamo stare. E mi fa, senti Enrico, ti devo fare una domanda. Io mi fa Roberta, ma no, dimmi, ma tu quella sera là, no, a chi mi hai detto che volevi essere solo mio amico? Tu mi piacevi. E io, solo 20 anni dopo, ah sì? Io volevo stare con te, sarebbe stata malissimo dopo quella serata lì, per mesi non riuscivo più a vedere un ragazzo perché pensavo a te, a quello che... E per un sacco di tempo mi sono chiesto cosa mi è successo qua dentro che mi ha fatto fare questa scemenza con la ragazza che più mi piaceva. E la risposta l'ho trovata qualche anno dopo guardando un film che si chiama Noi siamo infinito, vi consiglio di vedere, molto bello. Quando a un certo punto il protagonista va dal suo professore, si confessa, si apre un po' con lui, gli spiega che è innamorato di una ragazza, Hermione sarebbe nel film, cioè non Hermione, Hermione, l'attrice che fa Hermione, ok? Emma Watson, grazie alla regia. Solo che Emma Watson sta con uno più grande che la tratta male, la tradisce, una roba terribile, e questo ragazzo chiede al suo professore, ma prof, ma perché le ragazze più carine vanno con quelli che le trattano male? Usa un giro di parole, ma voi sapete benissimo che parola c'è dietro qua. E la risposta del professore è: accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Accettiamo l'amore che pensiamo di meritare. Io ero convinto che una come Roberta fosse troppo per me, troppo bella, troppo tutto. E quindi sono stato io a frenzonarla per primo per evitare di starci male perché non pensavo. E questa cosa qua, guardate che sta diventando ancora più grande, 2 anni dopo, io, davanti al mio professore dell'università, professore di italianismo, insomma era un boss all'Università di Venezia, a ottobre, primo mese di università, lui che mi fa questa domanda, lei, aveva questi sopracciglioni qui, lei italiano, cosa vorrebbe fare dopo l'università? E io, memore dei mille, dico, ma sa, mi piacerebbe tanto insegnare. Professore, questa faccia qua proprio, così. No. Io pensavo mi prendesse in giro, mi stesse scherzando. Come no? Che senso, scusi?
lei non farà mai l'insegnante. Questa è stata la sua frase. E io lì sono anche un attimo, ma perché dice così? Primo fa, nella scuola italiana non c'è posto. È difficilissimo entrare perché fanno un concorso ogni 10-12 anni e i posti sono pochissimi, quindi si deve mettere già in testa che ci vogliono 20 anni di precariato. Lasci stare. Ma secondo fa, lei non è adatto a fare l'insegnante. Lei è troppo emotivo, fa, si lascia troppo prendere, è un bravo insegnante, fa. Sa creare un distacco, sa essere severo e distaccato con i suoi studenti. Quindi guardi, io ho visto che lei sa scrivere bene, faccia una cosa con la scrittura, ma lasci stare l'insegnamento. Ora, memori della palla buttata via a 8-9 anni al decimo palleggio, memori della storia tristissima con Roberta. Secondo voi cosa ho fatto uscendo dall'ufficio del mio professore dell'università? No, non il professore. Sono uscito e gli ho creduto. Gli ho creduto e ho pensato, beh, se me lo dice uno che ne sa, io lascio stare. Cosa vuoi che vado a fare nella scuola? No, no, no. E ho fatto tantissimi altri lavori, nel frattempo ci ho messo un sacco più di tempo per finire l'università, perché sai, quando ti manca la motivazione, il senso, dopo, no? E ho fatto il cameriere, il lavapiatti, ho fatto, portavo i volantini, lavoro rischiosissimo a livello proprio di incolumità. Sì, sì, non scherzo, Perché i cani, quei maledetti, si mettono dietro una siepe silenziosi, tu pensi che non ci sia nessuno, passi lì e dici, e ogni volta ti infarti. Poi ho fatto un lavoro, magari di cui mi vergogno un po'. Siamo anche in una chiesa, insomma, non so se è il caso di... Vabbè, lo accenno, dai. Ero io, quello che vi telefonava ogni sera alle 8. Buonasera signora, c'è la promozione. La sono terribile. Mai preso così tanti insulti in vita mia. Poi invece un lavoro dove non mi hanno capito. Poi ho visto che hai messo la cosa di bozzola, bravo. Io ho lavorato in un'agenzia di pubblicità, bravo Vito. Dovevamo fare... Facevo, sai, le pubblicità, i manifesti, no? 3 mesi mi hanno cacciato fuori, dopo 3 mesi. Proprio mi hanno indicato la porta, perché non hanno saputo cogliere il mio talento. Quando dovevamo fare la campagna pubblicitaria per questa azienda che fa riscaldamenti, quindi sapete, per l'inverno, riscaldamenti, arrivo io, ce l'ho io l'idea, ragazzi, fermi lì. Non serve neanche che ci mettiamo, so già io come fare. Manifesto, vai su quella successiva, Vito. Manifesto, lui e lei. Scusa, Riccardo, comunque, vabbè, vedrà che ha senso, questa cosa. Lui e lei, manifesto, lì da soli, e la didascalia sotto la bozzola per un inverno in calore. Incredibilmente la stessa cosa l'ho fatta con la scrittura, anche lì ho creduto a un editore il quale mi aveva detto, ecco questa cosa di italiani al ristorante puoi mettere, lascia stare, non scrivere libri, storie per ragazzi, che non... c'è già Federico Moccia, mi disse, vabbè, scrivi libri che fanno un po' ridere e vedrai che avrai successo. Questo è uno dei miei bellissimi libri, tipo, mi vergogno quando mi riporta una volta da firmare, non l'ho scritto io, non c'entro, non sono stato io, e ho rinunciato anche a quello perché pensavo di non meritare un sogno così grande come poter scrivere romanzi che parlassero di ragazzi, di adolescenti in difficoltà. E quindi perché tutto questo discorso che vi ho fatto? Perché vi ho fatto questa lista di errori tremendi della mia vita? Perché verranno anche da voi, se non sono già venuti. Ogni volta che vado in una scuola c'è sempre quello studente alla fine dell'incontro, uno studente che mi aspetta in fondo e mi dice lì timidino così, sa prof, a me piace tanto fare questa cosa,
ma il mio insegnante, il mio papà, mio zio, mia mamma, mio fratello mi ha detto lascia stare. L'ultima, proprio, no, era in Liguria, era, mi fa, io volevo tanto fare la carabiniera. Questa ragazza di 17 anni, più alta di me, si buono che ce ne voglia, però... volevo tanto fare la carabiniera, ma mio papà mi ha detto lascia stare. Troppo difficile la scuola per diventarlo, provati altro. Quando lo faranno, sarete tentati anche voi di dire, di accettare l'amore che pensate di meritare, di fermarvi lì e di fare come me vicino a Roberta o col pallone buttare la palla via. Ecco, non fatelo, perché gli unici che possono sapere cosa volete davvero, cosa vi sentite qua di essere, siete voi. Non permettete mai a nessuno di dirvi chi siete. Solo voi potete conoscere il segreto di quello che i greci chiamavano il demone, cioè una sorta di destino, qualcosa che ti chiama, che fin da bambino, che ti dice guarda che tu sei questo, devi fare questo se vuoi essere felice. La parola greca per dire felicità è eudaimonia, essere in compagnia di un demone felice. Adesso svelo l'arcano il fiume, l'ho dimenticato, ma andiamo direttamente al disegno finale, quello iniziale anche, che abbiamo mostrato, eccolo qua, grazie Vito, lo ricordate, no? Questo disegnino è stato fatto da un bambino negli anni 70, che non ero io, se a me, che sogniamo di scrivere e di insegnare, mi hanno sempre detto lascia stare, fai altro. Figuratevi questo bambino che da quando aveva 4 anni sognava di fare questo, gettarsi col paracadute dallo spazio, fare il salto col paracadute più alto della storia. Pensate cosa gli possono aver detto nel corso degli anni, altro che lascia perdere. A lui avranno detto sei pazzo tu, no tu vai a morire, cosa stai facendo? Ebbene, nel 2013, se non sbaglio, quel bambino diventato grande ha fatto questo. Bambino che avete dentro e i sogni che vi portate nel cuore. Grazie.